Oggi è anche una giornata di lutto per Napoli, ci sono i funerali di Cesare Padolino. Tutto cittadino, infatti. Tutto cittadino. I crolli in città proseguono, è vero che sono palazzi privati, però c'è una paura da parte della popolazione che è tangente. Come... Guardi, abbiamo parlato oggi di sviluppo. Io penso che il governo, se riuscisse a mettere in campo un'intesa con le regioni e con gli enti locali, un grande piano di messa in sicurezza del paese, con una serie di forme di incentivi su cui ovviamente potremmo dare il nostro contributo di idee, si rimetterebbe in moto un comparto che è molto sofferente, che è quello dell'edilizia. Si creerebbe lavoro, finalmente si riesce a mettere maggiormente in sicurezza il nostro paese. Lei cita gli edifici privati, ma io vorrei dire anche quelli pubblici, quelli monumentali, le strade, le montagne, le scuole. E questo potrebbe veramente rappresentare una svolta per un paese, perché un paese meglio riqualificato, più sicuro, rende tutti più sicuri ovviamente. Quindi anche noi siamo non da adesso molto preoccupati di questa situazione, i sindaci vengono lasciati molto soli, al di là dei fatti come questo che appunto riguarda un edificio privato, ma faccio un ragionamento generale, anche se il tema ci tengo a sottolinearlo, ma non perché questa mia affermazione renda meno grave la situazione, che non è un tema napoletano, I cornicioni e i pezzi di palazzo cadono in tutta Italia, come gli alberi cadono a Napoli, come a Merano o piuttosto da un'altra parte. Quindi ecco, questa è una questione nazionale, dove probabilmente finora c'è stata una grande sottovalutazione complessiva.